Come iniziare dopo questa relazione così tesa? Siamo amici da troppo tempo perché io debba chiedere scusa di una cattiveria iniziale. Cerco di tradurre nella forma più immediatamente percepibile quanto Massimo Donà ci ha detto, in modo particolare in quelle battute particolarmente importanti che riguardano il tema della luce che non viene dall'alto, non viene dall'esterno, ma la luce è interna alla cosa stessa. Potremmo dire nella forma più semplice che non è una luce che illumina i colori, ma sono i colori che si illuminano per luce propria. E io direi che non c'è migliore definizione di quella che ha dato Massimo Donà se abbiamo presente una Sacra Famiglia di Raffaello, se abbiamo presente un Bodegon di Zurbaran, se abbiamo presente, e qui potrei fare tante semplificazioni, se abbiamo presente un quadro di Renoir. E questa, direi, è la mia critica più dura, perché mi sembra che la tua esperienza dell'arte si ferma qui e non va oltre. Cioè, fondamentalmente, vi è in te una totale riduzione dell'esperienza dell'arte, ma io direi della totalità dell'esperienza umana, a quella che è la dimensione iconologica. Tutto è immagine, tutto è luce e così via di seguito. Quando ci mettemmo d'accordo sulla questione da trattare, cioè Eidos Morphè, Eidos Forma, io avevo in mente un gioco di questi due termini, un gioco che in qualche modo permettesse di metterli in qualche modo in contrasto. Devo dire che poche persone, non solo in Italia, ma nel mondo, hanno un'esperienza di Hegel così originariamente autentica come Massimo Donà. Perché il Tommaso d'Aquino di Massimo Donà è veramente reinterpretato totalmente alla luce di Hegel. E questo io direi sin dall'inizio. Perché, e qui Massimo Donà ha totalmente ragione, anche se volessimo considerare la questione dal punto di vista filologico, perché la rilettura delle tre categorie, chiamiamoli così, dei tre generi, per essere più corretti filologicamente, dei tre generi fondamentali del sofista platonico, cioè Ein, Tauton e Zauteron, questi tre termini sono, nella reinterpretazione del primo libro della scienza della logica, esattamente qualità, quantità e misura. E dove quello che ha detto Massimo noi potremmo trovarlo, come dire, in una corrispondenza precisa, quando per esempio Hegel parla della misura che si realizza soltanto come misura di ciò che è senza misura, è possibile, cioè misurare soltanto all'interno di quello che Hegel chiama il massloses, cioè quello che è senza misura. Una misura si realizza sempre all'interno di un determinato ordine, il quale ordine ovviamente avrà pure una sua misura, ma non è certamente la misura delle cose misurate all'interno di questo ordine, all'interno di questo determinato orizzonte, o anche, come Hegel dice, di differenze, indea, indifferenze, indea, cioè stato in luogo, non movimento. Ecco, detto tutto questo, io ritengo che l'arte contemporanea, voglio dire quello che è accaduto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in particolare con Kandinsky, oltre che per l'altra area, Picasso, eccetera, eccetera, ma
secondo me, dal punto di vista più consapevole, proprio da Kandinsky e la scuola del Blaureiter, tutto questo, come dire, si sottrae completamente a questo tipo di esperienza e si sottrae in una maniera fortemente originale che, a mio avviso, la filosofia stenta fortemente a capire. È per questo motivo che io più volte ho detto che la filosofia nel nostro secolo, e questa è la grande smentita di Hegel, la filosofia nel nostro secolo è veramente in una posizione di retroguardia, nel senso che la comprensione del nostro tempo non è avvenuta in termini filosofici, certamente in termini artistici. E faccio riferimento non solo all'esperienza dell'arte cosiddetta figurativa, ma faccio riferimento anche all'esperienza dell'arte e in termini musicali, ma qui taccio essendo io uomo un musicalis, ma in modo particolare per quanto riguarda l'esperienza poetica, e forse avremo anche occasione di dire qualcosa in merito. Ma devo dire che la questione deve essere affrontata all'inizio, ed è questo quello che io chiedo scusa se faccio alcuni riferimenti un po' pedanti, ma sono necessari. Eidos e forma, eidos e morfè. In Aristotele, metto da parte per ora Platone, che rappresenta una dimensione immediatamente segnata per una certa via, in Aristotele noi troviamo sempre la parola morfè, questo nella metafisica, nella fisica e così anche nel De Anima, troviamo sempre la parola morfè successivamente, tranne rarissimi casi, successivamente la parola eidos. E noi traduciamo generalmente conforme, i traduttori poi quando si trovano davanti a eidos e morfè, dovendo in qualche modo distinguere, dicono forma e specie o altre cose, ma species è sempre relativo a quello che noi identifichiamo, noi segniamo, noi traduciamo con il termine forma o qualcosa del genere, anzi specie, in fin dei conti io tradurrei molto più specie relativamente ad eidos piuttosto che a morfè. E in Aristotele il termine forma ha vari vocaboli che individuano, non solo eidos e morfè, la troviamo anche come per esempio nel libro delta della metafisica Paradeigma, abbiamo, e questo è molto significativo, il termine schema. Schema è una parola che ha una grande tradizione nel nostro Occidente. E ancora troviamo l'espressione logos. Per esempio nel primo della metafisica è il termine logos. Logos come ciò che tiene unito, come ciò che raccoglie, e che già una precisa indicazione, una precisa, come dire, scelta di via che viene assunta. Beh, eidos, è anche superfluo ricordare, tiene alla sua radice quel id, idein, vedere, è collegato per l'appunto al vedere. Il termine morfè, invece, che anche significa forma nel senso di aspetto esteriore, nel senso e anche la forma come forma bella, eccetera. Ma morfè, e in particolare nel suo verbo morfazo, significa gesto, e morfazo ha anche il senso di gesticolare, gesto nel senso di gesticolare. Quando usa il termine schema Aristotele, attenzione, schema significa disegno, figura. Aristotele, per esempio, nel libro Delta parla di schema tes ideas, schema dell'idea, quindi figura di ciò, cerchiamo di tradurre subito, di ciò che si vede, di quello che è visto, la figura di quello che è visto.
idea in Platone ha esattamente questo determinato significato. Tutti quanti noi ricordiamo quel libro della Repubblica dove, parlando del Sole, si fa riferimento, è vero, all'idea tu agatù, dove il Sole, anche se a stento si vede, comunque è collegato alla vista, è collegato al vedere. In Morfazzo invece c'è certamente riferimento al vedere, perché il gesticolare è qualcosa che si vede, però c'è qualcosa di diverso e di più. Ecco, io vorrei giocare su questa differenza tra eidos e morfè. Morfè inteso come gesto. Faccio riferimento a questo perché in un'opera fondamentale della storia del pensiero occidentale, un'opera di Platone, il Cratilo, dove Platone si pone il problema del nome e dell'origine del nome, io vorrei che questa cosa venisse capita da tutti e immediatamente. Ed allora faccio il solito esempietto. Com'è che un suono rosa indica qualcosa? E il suono rosa certamente non ha colore, non ha odore, non ha figura, indica qualcosa che ha odore, colore e figura. Perché poi, diciamo la verità, o la filosofia riesce a confrontarsi con questi problemi, vero? Oppure la filosofia è, diciamolo così, una vuota chiacchiera. Ecco, grande, come dire, discorsi logici che però, come dire, non mordono, come dire, sul concreto. Ecco, quando Platone affronta questo problema, innanzitutto, diciamo, per un lungo tratto gioca, un gioco filosofico molto, come dire, molto intelligente, molto astuto, molto divertente, molto divertito, con grande ironia, quando dice, per esempio, che gli dèi si chiamano così perché probabilmente si fa riferimento agli astri che si muovono, che corrono, allora quindi dalla radice del verbo zeon, eccetera, ricava tutto. Ma dopo che ha giocato su questi temi e in vari altri modi, si pone il problema, sì, ma perché poi queste determinate radici fanno riferimento a qualcosa di concreto? Ed allora, in un luogo fondamentale, guardate, si tratta di una sola pagina, credo 423-424 del Cratilo, lui fa un esempio che, guardate, non a caso verrà ripreso dal più grande lettore del Cratilo, che è Gian Battista Vico, e fa un esempio Platone. Consideriamo due afasici, due persone che non hanno parola. Come possono indicare tra loro, per esempio, la caduta di una foglia oppure il portarsi in alto di una foglia per un colpo di vento o anche il movimento di un animale? E cosa dice Platone? Beh, per intendersi, costoro cosa fanno? Beh, portano in alto la mano per mostrare il movimento in alto, per imitare, la parola di Platone è imitare, per imitare il movimento in alto portano la mano in basso per imitare il movimento in giù. O anche se vogliono imitare, se vogliono indicarsi reciprocamente la corsa di un animale, imitano con il movimento del loro corpo il movimento dell'animale. Attenzione, non è la mano che imita la foglia, non è il corpo dell'uomo che imita il corpo dell'animale, ma è il movimento della mano che imita il movimento della foglia, il movimento dell'uomo che imita il movimento dell'animale. Cioè, non c'è limitazione tra una cosa ed un'altra cosa, ma c'è limitazione di un movimento con un altro movimento. Cioè l'imitazione è un'imitazione all'interno del medesimo. Nel corso della stessa pagina, quindi un'imitazione è il movimento che imita che cosa? Il movimento. Il movimento, dobbiamo dire, che imita se
gesto che imita il gesto, il gesto dell'uomo che imita il gesto dell'animale. Nella stessa pagina, e non vi riassumo perché direi non ci interessa tanto, non vi riassumo i vari passaggi che portano dall'una argomentazione all'altra, nella stessa pagina Platone che cosa ci dice? Che tutte le cose, pragmata, tutte le cose pragmata, hanno fonè, kai schema, tutte le cose hanno suono e schema, figura, e molte di queste cose hanno anche croma, colore. Ma attenzione, in questa medesima pagina precisa, quando io dico che tutte le cose hanno suono, io non sto mica dicendo, dice Platone, che le voci, le fonai, i suoni verbali sorgono, come dire, per affinità, sono cioè tutti onomatopeici, nel senso che io indico una pecora imitando il suo belare. Io non voglio dire questo, assolutamente questo, perché poi come, dov'è il suono della pietra? E non voglio neppure indicare, dice Platone, quello che noi chiamiamo il suono musicale. Quindi sono esclusi questi due suoni, il suono onomatopeico e il suono musicale. E dice che tutte le cose, attenzione, tutte le cose, tutte, hanno foneca e schema, e molte anche croma, il colore. Poi Platone va per altre vie che a noi non interessano. Ripeto, Giambattista Vico, che è stato uno dei grandi lettori, che credo interprete insuperato il Cratilo, parlerà dei mutoli, dei muti, come coloro i quali i mutoli, cioè all'origine del genere umano, come hanno parlato. I mutoli non sono gli afasici, coloro, ma sono coloro che si distinguono dagli scilinguati, come dice con il suo vocabolario Vico, cioè coloro i quali hanno suoni articolati. All'origine, come è nato, come dire, il nome, come parlare? I primi uomini, quelli che sono usciti dall'ingensilla, come hanno parlato? E Vico dice, parlarono cantando e parlarono scrivendo. Non vi dico quanti libri sono stati scritti sul parlare scrivendo, di dove sono venuti fuori le iconologie nelle caverne, tutta l'iconologia, sciocchezza, sciocchezza. Parlarono scrivendo significa semplicemente questo, parlarono con i gesti, parlarono con il corpo, con il loro corpo, non scrivendo, non con i graffiti nella caverna, parlarono scrivendo con il loro corpo, perché iscrivevano il loro corpo nell'orizzonte dello spazio, e parlarono cantando. Che cosa significa? Costoro non avevano suoni articolati, ma costoro, e l'esempio è di Vico, come sentirono il cielo tuonare e ritennero che quello fossero le voci di Giove, le voci degli dei. Così emettevano le loro passioni in suoni. Ecco, vogliamo evitare di fare questi riferimenti all'antico che sembrerebbero avvolgere tutto nell'ordine del mito, e qui uso la parola mito come l'ordine di qualcosa di antico, di cui noi possiamo intravedere, cioè, e vogliamo fare un'esperienza invece diretta delle cose. Ecco, beh, tutti quanti noi abbiamo visto o direttamente allo stadio, ovvero indirettamente, io sono tra costoro, alla televisione, gli atleti che lanciano il martello o lanciano il disco, ovvero quelli che sollevano il peso. E tutti quanti abbiamo avuto occasione di vedere che nel sollevare il peso, nel lanciare il martello, il movimento del corpo si accompagna, tra virgolette si accompagna, perché non è un accompagnamento.
accompagna, se il movimento del corpo si accompagna ad un grido, un urlo, qualcosa che esce da dentro da dove? Dal petto. Cioè è un grido, un urlo che viene fuori. Io vorrei ricordare, ma lo faccio soltanto per completezza, non perché poi mi voglio occupare della cosa, ma nella concezione dionisiaca del mondo, Nietzsche, tra l'altro, prende in considerazione l'urlo, questo di cui ho dato l'esempio, come all'origine dei nomi. L'origine dei nomi, della nominazione, viene da qui. L'origine del parlare viene. Ma che cosa c'entra tutto questo con quello che avviene? Beh, mi sembra particolarmente evidente che il gesto, attenzione, in greco, toprangma indica le cose, tapragmata indica le cose, ma indica le cose non come qualcosa di distante, non l'orologio come qualcosa che io vedo a distanza da me, ma l'orologio come lo strumento che uso, l'orologio come oggetto della mia esperienza, l'orologio come ciò che è legato alla mia esperienza, dove nel concreto c'è un contesto unitario che sono io e l'orologio, non come cose separate. Ecco, toprangma. Ma è esattamente gesto ed urlo. Topragma che cos'è? Ne vogliamo avere un'altra esemplificazione? Beh, topragma è esattamente il guerriero che lancia l'asta contro il nemico e nel lanciarla grida. È facile, anche se questo nasconde un grave problema, che è il problema della memoria, ma di questo non parlerò assolutamente. È facile pensare che anche quando io sono di spalle al mio nemico e sento l'urlo, l'urlo del guerriero che lancia l'asta, io nel sentire l'urlo mi figuro, cioè ho lo schema, la figura del lancio del dardo e quindi cerco di scrivere. Non ho bisogno di guardare in faccia il nemico. Se sento un urlo dietro, che è l'urlo che mi ricorda il lancio dell'asta contro di me, evidentemente io mi scanso allo stesso modo che se lo vedessi faccia. Questo che cosa significa? Significa che nel suono è conservato in forma di memoria il gesto. Quale gesto? Il gesto corporeo. Ma in che modo è conservato il gesto corporeo? È conservato il gesto corporeo nel suo, usiamo la parola, nel suo schema. Guarda un po', tutte le cose tapragmata hanno fonetica e schema, hanno suono e figura. Platone non ci sta descrivendo niente se non l'esperienza immediata e concreta e di fatto la nostra esperienza, l'esperienza del corpo che si muove e muovendosi evidentemente nella sua passione grida. Chissà poi che cos'è quel croma che cercheremo di incontrare più tardi. Ora, teniamo presente questo, che il linguaggio, l'intero linguaggio, cioè il carattere iconologico del linguaggio, diciamo innanzitutto il carattere iconico, fermiamoci all'immagine, il carattere iconico del linguaggio. Perché un determinato suono mi ricorda qualcosa? Il suono mi ricorda qualcosa perché è legato a un gesto. Il gesto è la figura di quel determinato suono. Il suono conserva, custodisce, memorizza, imita, nel senso di Platone, quella determinata figura. Questo è il senso. Quindi, come vedete, proprio creando esattamente dal basso, Platone, l'idealista Platone, l'uomo del mondo delle idee, eccetera, eccetera, ci sta descrivendo un fatto esattamente, come dire, il più concreto, il più, come dire, il più empirico possibile, se ci possiamo esprimere in questa maniera, cioè un fatto che è della nostra comune, quotidiana esperienza. Quell'esperienza quotidiana che spiega perché poi qualcosa come un suono, il suono rosa, può avere in sé l'odore, il colore, eccetera, eccetera. E difatti, se noi facciamo riferimento alla nostra esperienza concreta,
noi non sentiamo mai dei suoni, ma sempre dei suoni particolari. Altro è il suono, il calpestio dei passi che sentiamo nel giardino di casa perché viene nostro padre, nostra figlia, nostra moglie, eccetera, eccetera. E altro è il colore di un giglio e altro è il colore di una rosa per noi. Altro è il medesimo fiore se stiamo al cimitero, altro è il medesimo fiore se lo mandiamo alla donna amata o all'uomo amato. Quindi, come dire, è sempre topragma, la cosa in quanto legata alla nostra esperienza. Ed allora il suono conserva questa immagine. Ora, qual è il processo che inizia con Platone e con l'idea di Platone? Con l'idea. L'operazione di distacco, l'operazione di separazione della immagine dal gesto che porta l'immagine. Il suono conserva l'immagine e soltanto l'immagine. Ed è su questa base iconica, che sorge tutta la logica, tutta il principio di contraddizione, il principio di non contraddizione, il principio della dialettica, eccetera, nasce su questa base iconica, che adesso dobbiamo dire iconologica. E qui capiamo anche perché nel primo libro della Metafisica, nel libro Alfa, quando devi indicare la forma, Platone usa anche la parola logos. Logos è quella determinazione che dà l'immagine della cosa. Perciò parlo di iconologia. Ecco, tenete presente però che sempre, e in Platone e in Aristotele, noi abbiamo la forma eidos o morfè, ma si tratta di una morfè completamente distaccata dal morfazo, dal gesticolare. È una morfè tutta ricondotta ad icona, tutta ricondotta, diciamo meglio, ad iconologia. La morfè o l'eidos sono sempre legati ad una determinata cosa particolare. Attenzione, cosa particolare in Platone, in Aristotele, è quella determinata cosa che corrisponde, per esempio, al bene, alla virtù. È vero che quando Socrate si incontra con Menone e chiede che cos'è la virtù, e Menone dice la virtù dei padri, del figlio, dell'amministratore, eccetera, eccetera, Socrate dice: io ti chiedo che cos'è la virtù, ti chiedo una cosa e tu me ne dai infinite, eccetera, ma della tua generosità non so che farmene, perché io voglio sapere che cos'è che fa della virtù, la virtù, eccetera, eccetera. Perché le varie virtù si chiamano tutte virtù, eccetera, eccetera. È vero che Platone fa questa operazione di universalizzazione, cioè di generalizzazione o astrazione dai particolari all'universale, ma è anche vero che con Platone, così come con Aristotele, il logos, la morfè, l'eidos, lo schema, il paradigma, questo è un altro termine con cui Aristotele indica la forma, sono sempre legati alla cosa. In Platone l'idea è sempre l'idea del bello, l'idea del buono, l'idea della verità, eccetera, eccetera. Quando avviene una separazione radicale, quando avviene e con chi? Direi che l'autore che determina, come dire, l'astrazione completa, la separazione completa del vedere rispetto alla cosa è appunto Plotino. E con Plotino noi abbiamo un riferimento, ma il tempo non permette di fare, e del resto sarebbero anche noiose fare dei riferimenti specifici filologici, ma in ogni caso nel sesto della prima Enneade, dedicata per l'appunto al calom, al bello, c'è una definizione che è molto significativa,
secondo cui tocalon esti men e noxei pleiston, è maggiormente nella vista, nel vedere. Quindi il bello è tutto risolto nella vista. Ma attenzione, non si capisce niente se noi ci fermiamo a questo primo periodo. Perché vedete che cosa poi ci dice ancora, che cosa ci dice ancora Plotino. E soprattutto nella vista, e anche nell'udito, nella combinazione delle parole. Bello, questo è il senso generale, è vedere. Ma attenzione, vedere, non il vedere soggettivo. Bello è il vedere, bello è la vista, bello è quello che viene in mostra. Bello è quello che viene in mostra. Come vedete, noi abbiamo completamente separato eidos, nel senso dell'idein, dal morfazo, cioè dal senso del gesticolare. Adesso bello, bello è il vedere, tutto, come dire, ridotto ad icona, o possiamo dire ad icona e al logos, tutto cioè è iconologia. Ma per fare un esempio, dico un esempio soltanto, preso da un autore precedente a Plotino, ma per esempio voi leggete nell'Apocalisse di Giovanni e vidi la voce, blepein ten phonen. È incredibile che solitamente la traduzione è vidi colui che parla o colui che aveva la voce. No, 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 il testo greco dice esattamente vidi la voce, si vede la voce, perché la voce, il suono, è diventata tutto, tutto icona, tutto immagine. Non c'è più, come dire, il senso del suono. Ora, qual è l'operazione che fa Plotino? Plotino inizia con un esempio. Dice, qual è l'oggetto materiale che più si avvicina alla bellezza? Il fuoco. E perché? Perché il fuoco è quell'elemento materiale che, come dire, più si sottrae alla materia. C'è qualcosa? Non si sente? Il fuoco è quell'elemento materiale che fa vedere le cose. Il fuoco dà luce. L'essenza del fuoco non è la materia. Si tratta di una materia immateriale, di una materia che fa vedere, di una materia che dà luce. Ed allora qual è il percorso di questo sesto libro della prima Eneide? Il percorso è quello di mostrare come la vera bellezza, e la bellezza, attenzione, bellezza qui è sempre luce che fa vedere, orizzonte in cui le cose si scrivono, e la luce che fa vedere, intanto fa vedere, in quanto, come dire, non è assolutamente contaminata dalla materia, perché la materia, i colori sporcano la luce pura. La luce, il bello allo stato puro, qual è? È quello in cui qualsiasi materia viene in qualche modo redenta, tra parentesi uso questa parola volutamente, redenta, redenta dalla sua materialità, viene annullata dalla sua, esattamente il contrario di quanto Donacci diceva relativamente ai colori nella sua lettura hegelianeggiante di Tommaso, nella sua lettura di Tommaso. Dunque, cioè che la luce interna i colori. No, qui noi abbiamo che i colori sporcano la luce. Ed allora la bellezza si deve completamente purificare, ma attenzione, la bellezza si deve purificare, la bellezza come orizzonte in cui le cose appaiono, il fuoco che mostra le cose. La bellezza si deve purificare non solo di ogni elemento materiale, di ogni colore che sporca la luce, ma si deve liberare anche dallo sguardo, perché lo sguardo evidentemente fa vedere le cose in una certa prospettiva, ma non in tutte le prospettive. E
Ed allora che cosa deve fare lo sguardo? Quello che noi chiamiamo sguardo in Plotino si chiama psiche, l'anima. Che cosa deve fare l'anima? L'anima si deve purificare. La bellezza è la purificazione dell'anima. Attenzione, purificazione qui sta a significare redenzione. Plotino ripete Platone e ripete una frase stupenda che ritroveremo anche in Goethe. Qual è questa? Se l'occhio non fosse solare, come potrebbe vedere il sole? Questo lo dice nel sesto, lo ripete nel sesto trattato, nel sesto libro dell'Enea del Plotino, ma lo riprende paro paro da Platone, della Repubblica, e Goethe lo riprenderà in versi stupendi. Se l'occhio non fosse solare, come potrebbe vedere la luce del sole? Per Plotino questo significa che l'occhio, che è già per sua natura solare, si deve completamente liberare di tutto quello che non è solare, si deve fare sole. Allora fermiamoci un poco sulla bellezza, che in Plotino è proprio definito come l'orizzonte del bene, il luogo in cui il bene si rivela. Attenzione, il bene è platonicamente, ma su questo torneremo alla fine, ciò che non si vede, l'uno, ciò che non si mostra. Quindi il bello è, come dire, la luce che circonda l'uno, che deve mostrare l'uno, cioè ciò che non si vede. Ma su questo alla fine torneremo. Il bello, in ogni caso, la bellezza è ciò che deve redimere la singolarità della cosa da se medesima. Il bello è luce pura. Luce che non illumina assolutamente altro che se medesima, luce in cui nulla si vede, nulla sa da vedere, nessun ente, perché ogni ente macchierebbe la bellezza, la pura luce. E non deve essere neppure la luce che viene vista da un occhio, perché l'occhio, cioè l'anima, deve farsi esse medesima bellezza, si deve fare sole, si deve fare luce, una luce dove per l'appunto, una luce pura. Ecco, noi dobbiamo imparare ad evitare le distinzioni che sono di una certa tradizione sufficientemente recente, settecento-ottocentesca, cioè della divisione, la divisione delle varie discipline, la divisione. Ma vi occuperò un po' di tempo ancora, scusatemi. Però cercherò di abbreviare. Noi dobbiamo liberarci dalla distinzione, la bellezza, la scienza, eccetera, eccetera. Noi credo che senza Plotino non capiremmo niente di tutta la fisica moderna, voglio dire della fisica che nasce con Galilei. Perché fondamentalmente con Galilei l'ente come tale perde la sua determinatezza. L'ente come tale non conta, l'ente come tale è soltanto un punto all'interno di un determinato orizzonte spazio-temporale. Questo devo abbreviare, su Galilei avrei parecchie cose da dire per dare una dimostrazione, ma insomma serva soltanto questo d'avviso. Quando parla del movimento, no? E parla della relatività del movimento, e dico guardate che il movimento assume nella fisica non solo di Galilei ma anche all'origine nella fisica per esempio di Aristotele, ha un ruolo centrale. Senza il movimento non si capisce il tempo, non si capisce lo spazio, eccetera eccetera. E questo che vale per Aristotele vale anche per Galilei in un contesto discorsivo completamente diverso. Ma che cosa ci dice Galilei relativamente al movimento e relativamente alla relatività del movimento? Una nave si muove quando, come dire, si allontana dalla banchina di un porto, è vero? Ma il movimento di questa nave è un movimento relativo allo star fermo del porto. Se noi consideriamo che anche la Terra si muove, evidentemente il movimento è sempre un movimento A. Così all'interno della nave che si muove, l'insieme delle cose che sono in luogo della stiva sono ferme. Se noi invece le spostiamo da destra a sinistra, si muovono anche queste. Cioè il movimento è tutto relativo. Questo, la relatività che cosa sta a indicare? Sta a indicare quello che
Kant, che è veramente il pensatore epocale, l'unico direi da mettere a fianco a Platone ed Aristotele, Kant lo dirà in polemica con Leibniz nella forma più precisa possibile. Sembrerà anche paradossale, dice, sembrerà anche un assurdo, ma la cosa è tutta nella esteriorità dei suoi rapporti. Volete definirmi questo determinato bicchiere, questo determinato, ha una forma perché in un determinato spazio, ha un colore perché c'è una luce, ci sono degli occhi, per un pipistrello questo non ha senso porci il problema del colore oppure della dimensione, eccetera eccetera. Cioè tutto si riduce alle sue qualità esteriori, non c'è nulla di interno delle cose, le cose sono soltanto quelle che sono in relazione. Il termine fenomeno in Kant ha questo significato. Fenomeno non significa qualcosa che appare ad un soggetto, fenomeno in Kant significa qualcosa che è tale perché appare in relazione ad altro, è la relatività totale. Da questa determinata concezione ne viene evidentemente fuori quell'insieme di definizioni del bello che noi troviamo nella critica, che noi troviamo nella critica del giudizio di Kant. Cioè si tratta di un piacere disinteressato, di una rappresentazione senza concetto, di una finalità senza scopo, di un'universalità, di una necessità ma senza concetto purezza, di una universalità che è soltanto per comune consenso, eccetera. Cioè, fondamentalmente, è la definizione del bello nei confronti di uno spettacolo del mondo in cui non ci sono più cose, ma c'è soltanto, come dire, una relazione infinita di cose tra l'altro, dove uno spettatore esterno vede questo libero gioco dove non accade nulla, vorrei dire dove tutto il mondo è diventato teatro come rappresentazione scenica di qualcosa che non esiste, e c'è questa determinata distanza dove per l'appunto non c'è che fenomeno. Ma attenzione, fenomeno è fenomeno del fenomeno, non c'è nulla, come dire, dove ogni materia è completamente dissolta. È esattamente la bellezza di Plotino. Dico, è la bellezza per l'appunto di il puro orizzonte rispetto a cui nulla, come dire, ha un valore in sé, non c'è più qualcosa, come dire, non c'è un ente, tutto è. È chiaro che nei confronti, questa è una linea di tendenza, ma è una linea, è soltanto una linea di tendenza. Poi nei confronti di questa linea, e lo possiamo trovare in Kant, lo possiamo trovare in altri autori, c'è tutto, come dire, nei confronti di questa, come dire, fenomenizzazione radicale del mondo, di questo relativismo assoluto. Si parla tanto di nichilismo, ma se vogliamo parlare di nichilismo come il ridursi dell'ente a niente, ma il primo vero nichilista, e allora lo dobbiamo dire, nella scienza è Galilei. E questo è il vero punto, insomma. Quando il grande conflitto, ha voglia oggi la Chiesa di chiedere scusa a Galilei, eccetera, eccetera, non deve chiedere scusa a niente, lì sono due opzioni fondamentali della verità. La verità è quella di Galilei, cioè non esiste verità, se non come questo libero gioco, o esiste una determinata verità. A questo punto non è possibile che una concezione della verità si inchini all'altro e chiede scusa, no, quella è una negazione. Che poi questa negazione può essere fatta in forma dialogica piuttosto che mettere a rogo oppure chiedere una ritrattazione, eccetera eccetera, questo qui riguarda i metodi politici di affermare qualcosa, ma non ha nessun senso che si chieda scusa relativamente ad una cosa, perché quella è ancora oggi, la concezione della verità, esiste una determinata verità, eccetera. Questo evidentemente impone altri problemi, perché è da vedere se poi nel cristianesimo la verità è quella che si è affermata nella Chiesa cattolica come rappresentante di una tradizione del cristianesimo storico. Bisogna vedere, cioè, se il cristianesimo paolino è effettivamente la verità della parola di Cristo. Ma questi sono altri problemi. Quello che voglio dire è che se vogliamo cogliere alla radice il processo di nientificazione dell'ente, beh, noi non possiamo dimenticare che noi ci troviamo davanti con l'episodio più forte, per l'appunto, Galilei.
Questa è una cosa che ci dobbiamo mettere in testa, insomma. Questo è il punto. E Galilei ha la sua, come dire, il suo referente immediato è evidentemente Plotino. Si capisce pure perché in Nietzsche vi è questo collegamento, no? Dove il nichilismo viene tratto come la, come dire, inversione del platonismo, un'inversione che poi è la verità del platonismo, come Hegel diceva. Vorrei dire, una lettura più attenta del rapporto tra, non tra Galilei e Platone, ma tra Galilei e il neoplatonismo, in particolare Plotino, queste cose le rende, come dire, molto molto molto, molto, non bisogna costruire le grandi storie dell'essere a Heidegger. Questo, come dire, un buon filologo, un buon storico della filosofia le ricava con certa agevolezza. Ma voglio dire, questa nientificazione della ente non è qualcosa, e non è qui la parte più interessante, questa nientificazione dell'ente è qualcosa che non accade da solo, cioè è continuamente una reazione. Non possiamo ricostruire le reazioni che si sono verificate. Attenzione, è una reazione che si verifica all'interno degli stessi autori. In Kant, come c'è quell'affermazione secondo cui le cose sono soltanto nelle loro relazioni esteriori, c'è un'affermazione secondo cui la sostanza è Substanzkraft, è forza, energia. Quindi dobbiamo anche liberarci dal concetto che un autore dice quella cosa e quella cosa soltanto. La filosofia, per fortuna, i testi filosofici, per fortuna, sono più ricchi delle riduzioni degli storici della filosofia, sono sempre molto più ricchi, dicono almeno due cose, per fortuna, almeno, due cose che tra loro non sono neppure d'accordo, per fortuna. Dunque, quello che ci interessa è vedere la reazione che si è determinata a questo movimento. È chiaro che una visione della bellezza come pura forma, nel senso che abbiamo chiarito, cioè come pura forma ideale, che trova già in Kant una, come dire, una controtendenza forte, nello stesso testo, il sublime, che non è il bello, che è tutt'altra cosa. Ma lasciando stare, come tutti quanti noi sappiamo, il romanticismo rivendica nei confronti della pura forma, no, qualcosa che non si riduce a pura forma, qualcosa anzi che contrasta, qualcosa che è, come dire, la forza dell'animo, la passione e tutto questo. La materia, è vero, dell'arte, tanto è vero che si dice senza sentimento la forma è vuota, senza un contenuto forte la forma è vuota. Come viene vissuta questa esperienza? Come viene vissuta, per esempio, in quello che abbiamo sentito da Massimo Donà, come viene vissuta in particolare in Hegel? Beh, Hegel è colui il quale vuole dare forza e consistenza alla forma. La forma non è una forma vuota, un libero gioco di forze, ciascuna tale perché in relazione alle altre, è tutt'altro. L'idea in, ed è però significativo l'uso del termine, che peraltro è anche in Kant, quando parla del sublime, il termine è sempre idea. Ecco, l'idea deve avere quella forza di manifestarsi, una forza di realizzarsi nel concreto. Arriveremo a Florensky, inconsapevole hegeliano, mi correggo, inconsapevole ortodosso hegeliano, il quale dice che è l'idea che realizza anche, per esempio, nelle icone, realizza anche il colore, è per l'idea che c'è quel determinato colore, è per l'idea che la tavola dell'icona viene presentata in quel modo, è per l'idea che determinate figure sono segnate con l'oro, eccetera, eccetera. Tutto l'idea che determina la materia, eccetera, eccetera. Che cosa c'è di manchevole in tutto questo, e che cosa c'è che la filosofia non è riuscita, e la filosofia, vorrei dire, questo è l'estremo margine della filosofia, scusate. Si cerca di conquistare comunque un contenuto
qui Hegel è estremamente significativo, si cerca di conquistare un contenuto attraverso la forma, attraverso la luce. Questo Donà ce l'ha detto come meglio non si potrebbe dire. Che cosa ci ha detto Donà? La luce non è qualcosa che piove da fuori, la luce è dall'interno, la luce è la cosa stessa. Ma vedete che la cosa, l'ente, è esattamente la riconduzione a sé di quello che era all'orizzonte, il puro vedere. Che cosa manca qui? Che cosa manca? Manca che tutto quello che è altro, quello che appartiene al morfazzo, quello che appartiene al gesto, ma che del gesto non è soltanto figura, schema, ma vogliamo indicarlo in qualche modo, quello che al gesto, quello che nel gesto si configura come forza, come passione, come istinto, come eros, eccetera, eccetera. Tutto questo completamente sfugge alla forma. Attenzione! Io ho parlato di eros, ho parlato di istinto, ho parlato di passione. Sono tutti termini questi che sono di uso comune nella tradizione, cioè nella tradizione occidentale, ma non solo occidentale, che ha tradotto tutto questo in immagine, in icona, in logos. Ed allora quando io faccio riferimento ad Eros, non faccio riferimento all'Eros di cui parla Platone, figlio di Penie, di Poros, l'Eros che cerca di raggiungere, eccetera, eccetera. Faccio riferimento a qualcosa di completamente diverso. Faccio riferimento al corpo, ma attenzione, anche il corpo nella tradizione iconologica occidentale, la tradizione, faccio riferimento a che cosa? Lo vogliamo dire in un certo modo, e qui ci avviciniamo a quello che Platone chiamava croma, il colore. Che cosa voglio dire? Ma noi possiamo fare tutte le più belle teorie dell'eros, dell'istinto sessuale, della malattia, eccetera, eccetera. Però il logos, l'iconologia, non raggiungerà mai alla comprensione di quello per cui il mio corpo è ora malato, ora segue l'istinto sessuale che nasce, perisce, viene, eccetera, e di cui io non so. La mia passione, il mio interesse per la filosofia, perché, ripeto, il mio interesse per la logica, il mio interesse per l'iconologia, tutto quello che appartiene a quella voce che abbiamo prima conosciuto, morfazzo, al gesticolare, cioè al gesto, a quello che con una parola che non piace al mio amico romano Gasparotti e che io prendo da un altro amico, Carlo Sini, e cioè quello che è la pratica. E io capisco bene che il mondo occidentale ha continuamente parlato, sempre, continuamente, sino alla noia, ha parlato di pratica, di praxis, eccetera. Ma io uso questo termine nel senso di Platone, nel senso di topragma. E questo topragma che non si riduce a che cosa? Non si riduce a schema e a fonè, ma che ha quel croma, quell'elemento che è di alcune cose, non tutte, e non sappiamo come appare o meno. Quello che sfugge a qualsiasi iconologia, quello, come dire, che sta prima di qualsiasi iconologia. E attenzione, il problema, e qui la mia critica a chi parla semplicemente delle pratiche, dicendo che la pratica è l'evento della fonè, ma che non è la fonè, e si ferma qui. Se vogliamo capire qualcosa dell'arte contemporanea, se vogliamo capire qualcosa, se la filosofia vuole minimamente avvicinarsi a quel percorso che l'arte contemporanea ha fatto magnificamente, ed allora dobbiamo tenere presente che l'arte non ha soltanto posto il problema di ciò che è altro dall'icona, perché questo fondamentalmente lo si è sempre saputo e in qualche modo se ne è sempre fatta esperienza. Anche Plotino sapeva bene che nell'Ekphanestaton, nel più manifesto che rivela il tutto,
c'è qualcosa, come dire, che sostiene il movimento del manifestare. Ma in che modo questo, che si sottrae ad ogni esperienza del vedere, può essere in qualche modo portato a vedere? In che modo è possibile salvare questo elemento che fuori? Non il colore come luce interna, ma il colore come ciò, se vogliamo esprimerci con i termini di Donà, come ciò che è completamente fuori della luce e che la luce in qualche modo deve illuminare e insieme non illuminare. Il problema dell'arte contemporanea è esattamente questo: dire l'indicibile, portare, mi voglio esprimere con i termini di Platone, che dall'inizio alla fine è stato il mio referente, portare a idea la a idios, ciò che non si vede, portare a parola il silenzio. Se non intendiamo questo, attenzione, portare a parola il silenzio, mantenendo il silenzio come era, custodendo il silenzio, salvando il silenzio, portare al logos la nostra corporeità, salvandola come corporeità. Ecco, tutto questo, salvare, non redimerla, non redimere i colori nella luce che è loro propria, una redenzione radicale e totale, ma salvarli, salvarli nella loro alterità radicale, salvarli proprio nella loro esperienza, nel loro essere altri, nella nostra esperienza. Ecco, questo è il gioco che si fa. E quando Schoenberg scriveva a Kandinsky e diceva che gli piaceva molto il suo suono giallo, questa commistione, e questo voleva esprimere che nelle forme dell'arte, in tutte le forme dell'arte, si cerca di avvicinarsi per segne al Dio che è indicibile e che tra l'altro lo si può dire solo in questo modo, lasciandolo nella sua alterità. Ecco, questo io credo che sia l'effettiva esperienza dell'arte contemporanea, sempre dell'arte contemporanea, e che ha determinato le nuove forme di espressione nella musica, nelle arti figurative, eccetera, dove, come dire, si cerca questo nei grandi, nei grandissimi, ma anche nelle figure più, come dire, più modeste, più comuni, più alla nostra portata, quando per l'appunto si cerca di fare un cammino inverso, ne parleremo a Salerno tra qualche giorno, di fare un cammino inverso, non mostrare in che modo la luce illumina i colori, ma in che modo i colori in qualche modo salvano la luce nella loro alterità, nella loro alterità rispetto alla luce, e la luce nella sua, come cioè si salvaguarda questa scissione. Io a questo punto ritornerei a parlare di quello che a me è un termine che piace molto, che è la contraddizione, proprio perché rompe l'iconologia, la contraddizione. Se il principio di non contraddizione regge l'intera iconologia, perché ovviamente una figura è quella e non può altro essere che quella che è, anche se in sé è la negazione di tutto il resto, ma in sé è quella posizione, la contraddizione è la continua deformazione di ciò che è formato, perché soltanto nella deformazione di ciò che è formato noi in qualche modo possiamo alludere significativamente a ciò che è senza forma.